Che dici? Mi fai sta pietà? Mi sto a fa paura? Ogni santi day. Quale occasione migliore di soddisfare? Quale occasione? Ma porco! Mamma mia, Piero Angela! Buongiorno, buonasera, sono Violetta Rox. Oggi famo un bel videone sul cinema, eh? Vi presento un nuovo video della Cine Rubrica Che Film Mi Consigli. Semplice rubrica periodica senza alcuna pretesa professionale, in cui ci scambiamo gusti e opinioni personali sui film che ci piacciono, sui film che non ci piacciono, i perché e i per come. Da immemore tempo oramai mi avevate chiesto una rubrica sugli horror. Ed eccola qua! Quale occasione migliore di soddisfare la vostra richiesta se non il lunedì subito dopo il weekend Halloween, ogni santi Dia de los Muertos? A dirla tutta, nella cinerubrica sui thriller mi sono, come dire, sporta un pochino troppo sul genere. E in effetti ci sono almeno due titoli che sono molto più horror che thriller. È giunto dunque il momento di aggiungere altri due titoli completamente horror. Se poi volete curiosare anche i precedenti due, trovate il link al video alla fine di questo. Ma non perdiamo altro tempo e cominciamo questo excursus dell'orrore. Se siete a caccia di titoli splatter, questo video non fa per voi. Non sono una grande amante dell'horror splatter, quindi, anche se alcuni titoli l'ho visti, non parlerò di mostriciattoli sociopatici con le gote a spirale che se ne vanno in giro col triciclo e hanno la voce di un fumatore cinquantenne che neanche Baby Herman. Il problema è che ho le voglie di un cinquantenne e il pisellino di 3 anni. Non parlerò di colline con gli occhi, né di porte da non aprire per evitare psicopatici mentalmente e fisicamente deformi che accettano le persone, non accettano, ma accettano proprio le persone e strappano facce per farsi un bel collage chirurgico, fai da te. Sì. Vi parlerò invece dell'ultima geniale frontiera dell'horror, la docufiction applicata al genere e il remake dell'horror anni 80, a mio parere meglio riuscito. Cominciamo quindi con Paranormal Activity. Film del 2007 diretto da Oren Peli, produttore cinematografico, sceneggiatore, regista, direttore della fotografia e montatore israeliano. Il 14 ottobre 2007 e il 18 gennaio 2008 la pellicola, girata nello stile del falso documentario, viene proiettata rispettivamente allo Screamfest Film Festival e allo Slamdance Film Festival, ma viene distribuito nelle sale statunitensi solamente a partire dal 9 ottobre 2009, diventando un caso cinematografico. Costato poco più di $15,000, in poche settimane ha toccato quota 108 milioni di dollari di incassi. Per il basso budget utilizzato, i due protagonisti furono pagati solamente $500 ciascuno. Però per il successo del film, i nostri due protagonisti, Katie e Mika, sono stati in seguito dovutamente ricompensati. Pensate che questo lungometraggio è stato completamente girato nell'abitazione dove vive il regista e in soli 10 giorni. Trama. La storia inizia a San Diego, in California, il 18 settembre del 2006, con Mika e Katie, due fidanzati che convivono in una villetta. Ma durante la loro convivenza si manifestano strani eventi. Katie rivela quindi a Mika di essere tormentata da quando aveva 8 anni da una presenza paranormale. Oh signor! Il fidanzato Mika decide quindi di comprare una videocamera e di riprendere quello che succede nella casa durante la notte e non solo. Personalissimo giudizio sul film, secondo me Paranormal Activity funziona benissimo. Mi sono vista non solo il primo lungometraggio, ma anche i 3 sequel. Questa cosa di renderlo fintamente estremamente grezzo e di usare delle videocamere che chiunque potrebbe avere in casa funziona, perché vedi delle immagini che tu concepisci vicine, analoghe alla tua vita, alla tua routine, e su quelle immagini vengono applicati dei visual effects molto, molto credibili, che ti fanno davvero scorrere un brivido lungo la schiena. Lo stile del falso documentario abbatte completamente la quarta parete. La routine familiare, il montaggio casalingo, ma in realtà perfettamente ricercato, l'assenza di colonna sonora, tutto proietta in una dimensione non cinematografica, reale, dove avviene il paranormale. Quello che voglio dire è che una bambina marcia che ti esce dal televisore sgocciolando acqua, diciamo che è difficile da incastrare nella routine quotidiana di ognuno. Io comunque ho impacchettato la televisione e l'ho sbattuta in cantina per 3 settimane dopo aver visto The Ring, eh. Ma la storia di Katie e Mika usa un linguaggio cinematografico molto convincente. Vi è mai venuto un brivido pensando a cosa succede nei vostri luoghi familiari quando voi dormite o quando non ci siete? Rimane davvero tutto immobile? C'è solo il vuoto intorno ai vostri oggetti?
Insomma, se voi e la vostra famiglia non ci siete, non c'è proprio nessun altro. Ecco, Paranormal Activity, con le sue videocamere, attive proprio nei momenti di assenza, ricrea questo stato di tensione. Bello, a me è piaciuto. E passiamo al secondo titolo. Chi di voi ha mai sentito parlare di Fright Night? Film del 2011 diretto da Craig Gillespie, remake del film del 1985 Ammazza Vampiri, scritto e diretto da Tom Holland. Trama. Charlie Brewster è uno studente dell'ultimo anno di liceo, con una bella fidanzata e un amico nerd al seguito di cui si vergogna molto. Vive con la madre in una tranquilla casa, vicino alla quale si stabilisce il giovane e affascinante Jerry Dandridge. Ma ben presto i sospetti sull'oscura natura del nuovo arrivato si trasformano in prove, costringendo così il ragazzo a iniziare una spaventosa lotta contro quella che si rivelerà essere una secolare creatura della notte pronta a vampirizzare tutto il vicinato. Ad aiutarlo nella difficile caccia sarà Peter Vincent, vanesio e fasullo illusionista televisivo. Fright Night è un horror che mixa paura e humor. La maggior parte delle battute sono piuttosto riuscite, tiene alta la tensione e tiene anche compagnia. È sicuramente o da serata spensierata con gli amici, o se volete vedere un horror ma senza cagarvi sotto. Cosa ha detto? Un horror che spezza la paura con qualche risata. Carino. La rimodernizzazione è molto presente rispetto all'originale dell'85, ma l'ho trovata ben fatta. Era Chris Sarandon, ex marito di Susan, da cui è divorziato, ma che si è tenuto il cognome, ad interpretare il vampiro Jerry Dandridge nel cast dell'85. Curiosità, Chris Sarandon ha dato la voce a Jack Skeletron nell'originale di Nightmare Before Christmas e nel remake di Fright Night ci regala un cameo. Ma non vi dico quale, chi tra chi l'ha visto se ne è accorto e chi tra chi lo vedrà lo riconoscerà. Dall'85 al 2011 ed è l'irlandese super sexy Colin Farrell a interpretare il vampiro e a trasformarlo da fascinoso dandy a irresistibile e letale fiera succhia sangue. Sarandon è un damerino, Farrell è uno squalo. Ho adorato questa scelta. Finalmente, dopo tutti sti vampirelli, smosciarelli, belli, innamorarelli, si torna un po' alle origini della leggenda. Colin non solo funziona, ma si diverte a fare Jerry Dandridge. Tra i film più belli che voglio ricordare e che a mio personalissimo gusto lui ha interpretato, non potete perdervi The New World di Terrence Malick, un film che toglie il fiato, e L'Alexander di Oliver Stone, dove Colin Farrell è inaspettatamente biondo. Così, Lars von Trier, famelo biondo. Il nostro giovane eroe improvvisato, Charlie Brewster, è invece interpretato da Anton Yelchin, attore statunitense di origine sovietica. Il film più recente in cui lo ricordo è il remake di Star Trek, in cui interpreta Pavel Chekhov, ufficiale alle armi dell'astronave Enterprise. Ma udite udite, ha doppiato anche Puffo Tontolone nel film dei Puffi del 2011. La bravissima Toni Collette è Jane Brewster, la mamma di Charlie. Imogen Poots invece è la deliziosa fidanzatina di Charlie, vista anche al fianco del mio amato Tom Hiddleston nello sceneggiato televisivo inglese Miss Austin Regrets. Infine David Tennant, che forse alcuni di voi conosceranno per aver interpretato il Doctor Who nell'omonima serie televisiva britannica di fantascienza prodotta dalla BBC, o anche il perfido e disturbato Barty Crouch Jr. in Harry Potter e il Calice di Fuoco. Dunque, tocca a voi. Avete visto i due film di cui ho parlato? Vi sono piaciuti? Non vi sono piaciuti? Perché? C'è qualche film in particolare di cui vorreste che chiacchierassimo? Infine vi annuncio di aver fatto la piacevole conoscenza di un fantastico gruppo di lavoro di nome Kinetoscopio, composto da alcuni in gambissima alunni ed ex alunni dell'Istituto di Cinema di Roma Rossellini e che, con mia gioia e sorpresa, me stanno tipo a trascinare in un progettone per creare dei contenuti demenzial sociopatici durante il Festival del Cinema di Roma, che sarà tra pochissimo dall'8 al 17 novembre. Vi lascio il link del progetto Kinetoscopio nell'info box, perché ho la sensazione che, a parte tutti i lunedì qui con voi, ma sa che se mi volete vedere altri giorni della settimana, potrei comparire a dementeggiare proprio sul loro sito. Inviata speciale al Festival del Cinema di Roma. Sì. Dice chi te sei un c***a? Infatti. Vabbè, vi si ama pure a voi. Bella raga, ciao!